Al via i lavori di completamento del canile comprensoriale del Vallo di Diano. Grazie alla firma della convenzione di affidamento in gestione della struttura da parte della comunità montana Vallo di Diano alla ditta Impresim SRL dell'imprenditore padulese Angelo Caputo, si sblocca finalmente l'inerzia che ha caratterizzato negli ultimi anni la vicenda della struttura di località Marrone di Sala Consilina. La convenzione è stata firmata giovedì scorso a Padula presso la sede della comunità montana Vallo di Diano e prevede entro 90 giorni il completamento dei locali che fungeranno da laboratorio per i veterinari dell'ASL di Salerno e per le sterilizzazioni. Si tratta di un risultato fondamentale per la lotta al randagismo del Vallo di Diano. La svolta rappresenta il primo importante obiettivo raggiunto dalla nuova giunta dell'ente montano valdianese ed arriva a distanza di 7 anni dalla posa della prima pietra per la costruzione del canile comprensoriale che era avvenuta il 26 maggio del 2009. Ora lo stallo è stato finalmente superato grazie alla tenacia del presidente della comunità montana Vallo di Diano Raffaele Accetta e della sua nuova giunta. Importante anche il contributo fornito da Giuseppe Comuniello, veterinario dell'ASL di Salerno e vice sindaco di Padula. Proprio la mancanza dei locali adatti aveva impedito all'ASL di Salerno di effettuare le sterilizzazioni gratuite previste per i comuni. I laboratori, una volta realizzati, saranno dati in concessione gratuita all'ASL e dotati delle attrezzature necessarie grazie ad appositi fondi messi a disposizione dal Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e d'Alburni e dal neopresidente Tommaso Pellegrino. A questo primo importante passo seguirà ovviamente il completamento dell'area ricovero cani e dei box. Il canile comprensoriale potrà ospitare circa 200 cani ed è stato dato in affidamento alla ditta padulese per 20 anni salvo proroghe. Soddisfatto il presidente dell'ente montano valdianese Raffaele Accetta. Sappiamo bene, afferma, che il canile comprensoriale non rappresenta la soluzione a tutti i problemi del randagismo, ma ora finalmente realizziamo uno degli strumenti utili ad arginarlo. Soddisfatta anche l'assessore Elena Gallo, che aveva individuato nel completamento del canile una delle sue priorità. Siamo felici, sottolinea la Gallo, che si dia finalmente nuovo inizio ai lavori di completamento del canile. È una struttura essenziale per arginare il fenomeno del randagismo dell'intero comprensorio ed era inconcepibile che si trasformasse in un'opera incompiuta.